Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel canale Expedition, Viaggio nella scrittura del tempo e soprattutto un benvenuto Corrado Malanga. Grazie professore per aver accolto il mio invito, grazie. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Sì, forse non tutti sanno, no? Che ci siamo conosciuti nel 2010, io me lo ricordo perfettamente perché ero rimasta proprio colpita per i suoi riferimenti alle scritture delle persone che lei sottoponeva a ipnosi regressiva. E infatti io mi ricordo, l'ho chiamato, ho detto, ma ovviamente sono una grafologa, mi interessa capire quali sono questi segni. E sono venuta al Dipartimento di Chimica, all'Università di Pisa, si ricorda professore, poi lei molto gentilmente mi ha fatto vedere anche delle scritture, e insomma è stato un momento, un primo approccio. Adesso diciamo che ho anche il piacere di intervistarla così, e mi fa veramente un grande piacere. Comunque la presento, Corrado Malanga, chimico, chimico. Ex Sì. ricercatore universitario presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, ex responsabile del Comitato Tecnico Scientifico del CUN, Centro Ufologico Nazionale. Professor Malanga, lei ovviamente, oltre a essere conosciuto per le sue particolari competenze nella materia che comunque ha insegnato, diciamo, per tutta la vita, diciamo che è diventato famoso un po' per il suo lavoro legato ovviamente alla questione dei rapimenti alieni, no? Che poi ha studiato mediante tecniche di ipnosi regressiva, di programmazione neurolinguistica e anche attraverso la scrittura. Ecco, io, seguendo una sua bellissima intervista, cioè che ne ha fatte tantissime, ma comunque seguendo una bellissima intervista, ero rimasta colpita in quanto raccontava che fin da bambino, appunto, ha avuto questo profondo desiderio di conoscere l'universo, di come è fatto l'atomo, la materia, no? Tutto questo. E allora io mi chiedo, quando è stato il momento in cui invece cos'è scattato? Qual è stato il momento in cui si è avvicinato al fenomeno dei rapimenti alieni, che poi comunque ha segnato tutto un percorso di vita, no? E soprattutto se questa cosa le ha magari procurato qualche problema nell'ambito accademico. Sì, la cosa io me la ricordo come se fossi ora. Il mio babbo aveva fatto un abbonamento, aveva comprato a fascicoli, tutte le domeniche uscivano questi fascicoli, una Bibbia in 5, 6, 7 volumi, gigantesca. E io, non sapendo cosa fare, ho cominciato a guardare le figurine. Ci avrò avuto 13-14 anni, ma nel guardare le figurine ho anche letto quello che c'era scritto sopra. E la Bibbia mi è sembrato un grandissimo, bellissimo libro di fantascienza. Per cui a quel punto ho detto: qui bisogna fare un approfondimento, perché io purtroppo ho il vizio, o la caratteristica, o il pregio, non lo so, che quando c'è una cosa che mi interessa devo andare a fondo, devo andare a vedere fino in fondo. E quindi lì ho cominciato a studiare un pochino, a informarmi. C'era il periodo dei libri di Peter Colosimo, allora, notissimo premio Bancarella, che aveva scritto alcuni libri interessantissimi sul fatto che il nostro pianeta poteva essere in passato già stato visitato da esseri che venivano da un altro mondo. Non mi fermai a Colosimo, andai indietro. E scoprì così un signore che si chiamava von Däniken, da cui Colosimo praticamente ha copiato molto, ma non c'era solo von Däniken, c'era un signore ancora prima che si chiamava Charroux, scritto così, che aveva studiato gli antichi miti dell'Europa del Nord e facendo vedere come l'antica popolazione dei Celti probabilmente era stata in contatto con degli esseri di cui si vagheggiava, venissero da altri pianeti. A quel punto il passo è stato obbligatorio. Ho cercato se qualcuno che si interessasse di queste cose da un punto di vista tecnico, scoprì che c'era un gruppo che si chiamava CUN. Allora si chiamava Centro Unico Nazionale, poi si cambiò nome e divenne il Centro Ufologico Nazionale, sempre CUN. Mi iscrissi e cominciai a lavorare
con questa gente. Ci sono stato 35 anni nel Centro Ufologico Nazionale prima di rendermi conto che se rimanevo lì dentro non avrei capito una mazza di quello che stavo studiando, perché loro bravi, meravigliosi, eccezionali, ma erano storici, erano giornalisti, erano commercialisti, no, qui ci voleva un chimico, un fisico, un matematico. Ecco, io un po' quel ruolo lì l'ho rivestito all'interno del Centro Ufologico Nazionale, però più di tanto non si poteva andare, anche perché poi scoprì che quel Centro Ufologico Nazionale, io sono duro a capire le cose, ci ho messo 35 anni a capire che era in mano dei servizi segreti americani, italiani poco, e allora a quel punto ho dovuto per forza prendere le mie ricerche e spostarle da un'altra parte. Chiaramente, quando sono uscito dal Centro Ufologico Nazionale era proprio il momento in cui io mi interessavo di quel fenomeno che va sotto il nome di abduction, cioè adduzione si direbbe noi, che non è kidnap, cioè non è rapimento, è ti prendono controvoglia, ecco, diciamo così, abduction. E stavo tentando di capire come si poteva studiare questa cosa. Quindi, siccome gli americani avevano usato l'ipnosi, io mi gettai nel problema dell'ipnosi. Avevo costituito anche un gruppo di ricercatori che erano tutti ipnologi professionisti italiani, alcuni psicologi, alcuni medici, e mi facevo aiutare da loro. Nel frattempo io imparavo le tecniche di ipnosi, perché il primo libro di ipnosi credo di averlo letto che avevo 20 anni, lo trovai su una bancarella di un signore che si chiamava Lawrence Sparks, che era uno psichiatra californiano, e che mi è rimasto impresso ovviamente, essendo il primo libro. Quello letto, l'ho messo in un cassetto, sto libro, ho detto questo prima o poi mi servirà, ed infatti sono passati degli anni. E chiaramente dovevo guardare nella testa delle persone, perché con l'ipnosi si fa questo. Certo. Non si andava più a vedere l'UFO che si era atterrato, che lasciava delle tracce sul terreno, si studiavano queste tracce, oppure l'analisi delle fotografie, dei filmati con la fotodensitometria. Si andava oltre, si guardava nella testa delle persone che dicevano di aver avuto delle esperienze un po' particolari. Cioè un contatto con un mondo alienologico che veniva da fuori. E in quel contesto nacque l'esigenza di studiare la programmazione neurolinguistica. Allora, la programmazione neurolinguistica, la piglio da lontana, ma poi si arriva inevitabilmente allo studio del tratto grafico. Perché? Perché la programmazione neurolinguistica, che è una scienza modernissima, perché è degli anni 50, inventata da Bandler e Grinder, pensate, un matematico e un linguista che si mettono insieme e costruiscono questa nuova scienza, che è la scienza del dimmi come ti muovi e ti dirò cosa pensi, si potrebbe dire così. Ecco, si poteva in qualche modo, attraverso le tecniche di programmazione neurolinguistica, vedere se il soggetto che avevo davanti mentiva, se diceva la verità, se diceva quello che lui credeva che fosse la verità, ma in realtà questa non era. E chiaramente a quel punto mi venne l'idea di utilizzare il tratto, il movimento delle mani e del braccio, cioè l'analisi grafologica, per verificare se attraverso questo strumento, non l'aveva fatto nessuno nel mondo, si potesse comprendere la psicologia del cosiddetto addotto, cioè di colui che mi veniva a raccontare che durante la notte erano entrati in camera sua degli esseri fatti in un modo strano, l'avevano preso, l'avevano portato in una macchina volante, chissà che cosa gli avevano fatto. Ma sarà vero o non sarà vero? Ed ecco che nasceva l'analisi grafologica dell'addotto. Mi, anche in questo caso, rivolsi agli esperti. E perché io ovviamente non ne sapevo nulla di questa cosa, quindi la prima cosa da fare era leggersi una ventina di testi, di libri, e farsi un'idea, e poi rivolgersi comunque a chi ne sapeva più di me. Questo per quale motivo? Perché c'è un vantaggio nelle ricerche che io ho fatto, e il vantaggio è che io non ho seguito i canoni della scienza, o meglio, li ho raggirati, aggirati,
mi sono interessato di psicanalisi e non ero uno psicologo, mi sono interessato di programmazione neurolinguistica e non ero un neurolinguista, mi sono interessato di fisica quantistica e non ero un fisico quantistico, e tutte le volte apportavo anche delle modifiche a quella cosa che era scritta sui libri, anatema. Nessuno voleva che io facessi questo, come il fisico mi diceva: te non puoi parlare di fisica perché sei un chimico. Ho capito, ma invece io ero interessato a questa cosa, e quindi anche in quel caso andai dagli esperti, che erano gli esperti dell'Università di Roma e di Urbino, e si iniziò una collaborazione con loro, che poi terminò a un certo punto quando io uscii dal Centro Ufologico Nazionale. Però mi si aprì un mondo, perché io a quel punto cominciai a guardare più di 300-350, mi sembra, scritture di addotti. Già allora lavoravamo su qualche centinaio di casi. Vi ricordo che io ne ho analizzati circa 3.500, che non sono pochi da un punto di vista statistico. Ecco, no, infatti, quindi, mi chiedo se queste caratteristiche che lei ha riscontrato, cioè ovviamente dei segni grafici che io ovviamente ho capito quali sono, perché dopo magari possiamo anche elencarne qualcuno. Ecco, se queste caratteristiche sono effettivamente, lei le ha riscontrate, ecco, perché è ovvio che se le riscontriamo in 3.500 persone sottoposte a ipnosi regressiva e guardiamo la loro scrittura, è ovvio che diventano una costante, no? Una costante che si ripete, allora a quel punto il segno diventa altamente identificativo di un qualcosa di veramente incredibile. Se si ritrovano qua e là, ovvio, potrebbero essere degli indicatori, ma che magari di un qualcosa di più. Sì, ecco, certo. Perché il gesto grafico è sempre in movimento, tutto muta, no? È sempre continua mutazione, tutto movimento, però se. Lei so che ha riscontrato dei segni particolari che in effetti io come grafologa ho cercato di studiarli. Ecco, io questo le chiedo, li ha riscontrati in parecchie scritture? Cioè tipo gli ovali, che gli ovali aperti? Sì. Ecco, questo chiedo, perché ha esaminato tante persone. Sì. Ovviamente, io ho fatto delle osservazioni dall'esterno, da non grafologo. Sì. Nel fare queste osservazioni ho detto: io ci vedo questo, però me lo fai, essere aiutato, insomma, da qualcuno che ci capisce, perché io sì, vedo queste cose, ma potrei ingannarmi perché non sono un esperto. Certo. L'esperto non solo mi disse che io avevo azzeccato delle cose importanti, ma decidemmo di fare una cosa in più che credo non abbia mai fatto nessuno e io non ho mai pubblicato, cioè di analizzare una ventina di scritture di addotti, coloro che raccontavano di aver avuto delle esperienze alienologiche, e di paragonare la scrittura di questi ragazzi quando erano giovani con la scrittura dei tempi nostri. Avevano 20, 30, 40, 50, 60 anni, noi stavamo mettendo insieme, guardando le due scritture del ragazzo di 13 anni con il ragazzo, l'uomo ormai di 30. E le cose che vennero fuori furono cose interessanti. Allora, prima di raccontare i segni che ci sono, vediamo cosa succede qui. Sì. Si sa che un ragazzo di 13-14 anni è in un'età molto particolare, sta per subire una bomba interiore, per cui una bomba chimica, oserei dire, per cui si modifica tutta la struttura interna anche del pensiero, e ovviamente il soggetto comincia a cambiare quelle che sono le caratteristiche del carattere, del comportamento e di come si raffronta all'esterno. Quello che si vedeva è che questi ragazzi, che avevano tutta una serie di problematiche che nella scrittura venivano fuori, qualunque esse fossero, problematiche normali, ma le più vaste, le più varie, dopo i 13-14 anni queste problematiche esplodevano, cioè i tratti grafici che potevano essere correlati con particolari tipi di carattere
non armonico venivano accentuate al massimo. Tra i 13 e i 15 anni il ragazzo, soprattutto il maschio, addotto, viene fatto oggetto di particolari attenzioni da parte dell'alieno che lo prende, che lo porta nella macchina volante, lo sdraia su un tavolo, lo blocca. Il soggetto non si ricorderà mai di questa esperienza, a meno che non gli si faccia ricordare questa esperienza con l'adduzione, con l'ipnosi. E però questa cosa rimane dentro di lui, e nel bloccarlo quello che succede al maschio è che una cosa che è attaccata al soffitto di questa stanza scende ed è come una specie di mungitore per mucche che gli preleva dello sperma. Alle donne, alle femmine invece, qualcosa di analogo, cioè veniva introdotta all'interno della vagina un oggetto particolare che serviva per introdurre probabilmente un ovulo, e questa cosa veniva ricordata con grande problematica emotiva a livello di ipnosi, perché alla donna dopo circa 2 mesi e mezzo veniva fatto un altro tipo di rapimento. La donna veniva riportata nella stessa macchina volante, risdraiata sul solito tavolo, ribloccata, e questa volta si toglieva con una specie di suction, di succhiamento, una specie di blastula che veniva introdotta in un piccolo cilindrino di materiale trasparente. Un bambino piccolo piccolo. Il trauma sia del maschio che della femmina ha non potersi ricordare di questa cosa, ma ad averla inconsciamente incapsulata nella memoria inconscia, faceva scoppiare praticamente la scrittura di questi ragazzi, che poi portavano questi segni grafici, queste costellazioni, fino all'età matura, dove ancora l'adduzione aliena provocava uno stampino nel loro comportamento su quello che sarebbe poi stata la loro attività sessuale nel tempo. Questo per dire, l'alieno non fa bene a nessuno. Ecco, quando noi tiravamo fuori queste cose, ci rendevamo conto che i tratti grafici che noi avevamo preso in considerazione dovevano essere contestualizzati. Cioè, è diverso se io faccio un certo tipo di tratto grafico uguale a quello di un'altra persona. Devo contestualizzare la persona, la sua vita, il perché, il per come, per poter dare una interpretazione soggettiva che non sia solamente oggettiva. Ecco, in questo contesto ci sono molti motivi del perché gli addotti scrivevano in quello strano modo. Per esempio, sì, ne abbiamo detto, abbiamo accennato prima, i tondini delle O, delle A, non sono chiusi, ma sono aperti a sinistra. Ora, questa cosa ha un significato tecnico, perché io nel tempo, faccio una breve parentesi, nel tempo ho cercato di semplificare l'analisi grafologica, perché non sono un grafologo, quindi non conosco tutte le centinaia di segni grafici con le costellazioni, con le varianti, eccetera. E io cerco, da bravo chimico, di semplificare le cose. Per cui, siccome avevo studiato anche un po' di fisica quantistica e un po' di geometria, nel mezzo c'era proprio la struttura del cervello umano, che è fatto come se dentro di sé avesse un incontro di assi cartesiani. L'asse del tempo, che va da sinistra a destra, l'asse dell'energia che va dall'alto al basso, e l'asse dello spazio che va davanti dietro. Nel mio cervello c'è questa cosa qui, come nel cervello di ognuno. Quando io piego la testa per scrivere sul foglio, tutto questo ambaradan di assi si piega, e io ritrovavo nel significato di questi assi, che è un'analisi comportamentale sostanzialmente, ci permette di identificare l'analisi comportamentale, anche le diverse pulsioni che al soggetto addotto gli facevano
usare lo spazio grafico in un certo modo preciso. Che cosa voleva dire quindi non chiudere il tondino l'ovale. Della O, l'ovale, a sinistra? Perché si poteva anche non chiudere in alto, o in basso, o a destra. Ecco. Siccome la sinistra, nei casi di non mancinismo, diciamola così, rappresenta il passato, questo lo diceva Pulfer, che è una persona che ha studiato la grafica dei bambini piccoli attraverso i disegni, ha inventato la croce degli spazi di Pulfer, e quindi il passato sta a sinistra. È un modo archetipale di vedere il mondo che ci circonda. Per tutti è così, anche per una formica, devo dire, anche per un delfino, anche per un'aquila, anche per un serpente, solo che noi abbiamo le orecchie e gli occhi posti in posizioni diverse da quelle di altri animali, e questo ci fa, nel nostro caso, dire che il passato è a sinistra. Perché non voler chiudere? Perché voler rimanere aperti a sinistra? Tutti gli addotti avevano questa forte tendenza. E lì, evidentemente, quello che si vedeva negli addotti, che gli addotti avevano o un grande odio per le religioni, oppure la scelta di una religione alternativa, di qualcosa che li portasse verso il buddismo, ma anche in senso religiosistico verso le diete strane, verso un modo di comportamento legato al fatto che c'è qualcosa di ancestrale che noi non abbiamo capito, che dobbiamo ancora capire, ed è per questo che io non ho chiuso quel discorso, lo lascio aperto in modo tale che tutto quello che mi viene dal passato in termini di ma da dove vengo, cioè ma c'è un Dio che ci ha creato, ecco che deve rimanere aperto in qualche modo. Questo tratto grafico si univa ad un altro tratto interessante che era, mi sembra che si chiami intozzatura di secondo modo, se non sbaglio, ed è una cosa che gli addotti avevano tutti. Ora, e capisco che quando io guardo la grafia di una persona oggi che è un po' schizofrenica, ce l'hanno tutti. Spiego un attimo, professore, solo per chi non è un grafologo. Diciamo che ecco, l'ovale, ovviamente, l'ovale, la O, la A, rappresenta un po' come l'io, no? Quindi gli ovali, diciamo, quando sono aperti, questo nel gergo grafologico, quando sono aperti a sinistra, verso il passato, è una forma come di ritrosia, di prudenza, di timore di manifestare qualcosa di sé, diciamo nel significato psicografologico. È una forma di prudenza, di tatto, di timidezza, c'è un qualcosa di sé che non si vuole tirar fuori quando una persona presenta un ovale che non si chiude. L'intozzatura di cui lei parla, professore, sono delle gocce come di inchiostro, delle gocce che rimangono sul tracciato, posizionate a volte, ovviamente ci sono vari tipi di gocce, e questi qua sono un sinonimo, vuol dire un po' un'ansia, cioè quando la mano in qualche modo si ferma, indugia, forma una sorta di inchiostro, di goccia. Ecco, diciamo che questa dell'intozzatura è una cosa molto comune a tantissime persone, perché chi è che non vive un momento di stress, di ansia, cioè abbiamo tante. Mentre è già più raro trovare l'ovale, in effetti, che si apre a sinistra, perché è già una caratteristica abbastanza non frequente, ecco questa, certo, non frequente, certo, per di più. Certo. Sicuramente sì, ecco, giusto lo spiego perché... No, meno male che ci abbiamo un esperto che ci chiarisce un sacco di idee. La cosa interessante che io avevo notato è che questo tipo di intozzatura si ottiene nell'istante in cui si sta per tornare indietro, cioè verso sinistra. Allora, per esempio, sulle L, anche sulle O, sui tondini, il mio braccio sta per tornare nella parte sinistra in modo retrogrado, lì mi fermo. Io, che non sono un esperto, ma cerco di semplificare le cose, dico, è come se io non volessi guardare qualcosa che ho nel passato. Ecco, io la vedevo in questo modo, questa
E c'era un altro aspetto fondamentale, che era per esempio la scrittura staccata di lettera. All'interno di una parola, quindi non staccata di parola, staccata di lettere, all'interno di ogni parola ci sono tante lettere. Queste lettere sembrano, c'è la tendenza a scriverle staccate, oppure finta attaccata, ma in realtà staccata. E lì bisogna guardare con la lente di ingrandimento, ma si scopre che nello scrivere Giuseppe, io scrivo G-I-U-S-E e stacco. Perché stacco? Nell'istante in cui io la vedo da un punto di vista geometrico, io stacco, è come se la stampante, che è la mia mano, del mio computer, stesse facendo qualcos'altro. È come, sapete, quando il computer ha diverse cose da fare, che la stampante, anche quella, sta stampando, ma si ferma per un attimo perché dice non ce la faccio, bisogna prima fare in modo che il computer finisca altre operazioni, poi ricomincio a scrivere. Si va in overload, si direbbe troppe cose da fare. In quell'istante è come se il mio cervello avesse la necessità di ripensare un attimo a qualcosa. Quindi io interpretavo questa cosa come difficoltà a sapere chi sei. Ho capito, ecco, no, io spiego dal punto di vista grafologico, la scrittura staccata è tipico dell'intelligenza analitica, cioè la prima lettera siamo noi, l'io, la seconda lettera è il tu, per cui nel momento in cui io stacco c'è un bisogno comunque di fermarmi, di riflettere, cioè è tipico di chi analizza molto le cose e quindi non c'è un legame tra una lettera e l'altra che è tipico delle intelligenze un po' logico-deduttive, intuitive, che vanno un po' da sé. Cioè bisogno, ci si ferma, forse per prudenza, per analisi, ma è un qualcosa che ti fa bloccare. Sicuramente un qualcosa che non fluisce, ecco, è un'intelligenza, noi diciamo, è un'intelligenza analitica, ecco, dal punto di vista grafologico, in senso generale. Sì, poi sì, bisogna vedere, come al solito, tutto il contesto di una scrittura, certo, cioè, ovvio, perché certo, poi siamo fatti di mille segni dal punto di vista grafologico, ecco, però questa è una cosa che per esempio il professore aveva lei notato anche in altre scritture, che per esempio ne abbiamo parlato anche assieme, di anche altri soggetti, insomma, non so, mi viene da pensare Majorana, cose varie, insomma, ci sono degli stacchi, sì, no? Ci sono, sì, a volte degli, sì, stacchi, e effettivamente dici, ma vabbè, comunque insomma sono cose che, certo, vabbè, parliamo no, anche. Ho contestualizzato questo particolare tipo, questa caratteristica, pensando che fosse dovuta ad un fatto fondamentale. All'interno dell'addotto non solo c'è la necessità di comprendere, l'addotto ha la necessità di capire chi è, e non lo sa, perché c'è una parte di vita che lui ha completamente certo, soffocato. Sì. Ma c'ha sempre, l'addotto, ricordi di vite passate in cui il soggetto è un altro, e quindi ci sono queste due personalità, l'altro che è nel passato e io che sono nel presente, ma in più c'è l'aspetto di quello che noi chiamiamo memoria aliena attiva, cioè la parte dell'alieno che si installa all'interno dell'emisfero sinistro del cervello e in qualche modo nei sogni sovente viene fuori con dei ricordi di vita aliena su altri pianeti, su altre immerso in altre realtà. L'addotto a quel punto non ha la più pallida idea ogni secondo lui chi è, e racconta l'addotto che di solito lui si sente venire da un altro pianeta, che quella non è la sua famiglia, che i suoi genitori veri non sono i suoi veri genitori. Cioè una dissociazione spazio-temporale che lui vive in continuazione, e questo per me era la ragione del perché, magari non lo è, ma per me era la ragione del perché ogni pochi milionesimi di secondo te ti fermi per rianalizzare la tua posizione. Sì, ecco, sì, ho capito. Ma anche un altro, visto che ha messo in evidenza un'altra caratteristica che potrebbe essere anche importante, anche la scrittura speculare, no? Che era tipica di Leonardo da Vinci, cioè quando
si legge allo specchio praticamente. E, per esempio, a me è capitato qualche volta di esaminare delle lettere anonime scritte con la scrittura speculare, ma lì c'è l'intenzione di scriverlo in una maniera fatta in modo da creare anche un po' di ansia, ecco, perché effettivamente vedi una lettera anonima con la scrittura speculare, lì è tutta studiata. È ovvio che se uno riesce a scrivere specularmente, magari così, in modo anche immediato, è una bella differenza, cioè nel senso che non è che Sì, perché fa funzionare entrambi gli emisferi, cioè diciamo, c'è un motivo che allora io non capii, ovviamente. Cosa vedevo allora? Allora vedevo i soggetti addotti che si confondevano nello scrivere le P con le Q, le D con le B, il 3 con la E. Sì. Ma che strano, dicevo, come mai questa specularità strana? Proprio in modo inatteso, del tutto inatteso, nella scrittura ogni tanto compariva uno di questi segni. Tanto è vero che avevo introdotto anche una domanda nel test di autovalutazione, che era un test per capire se il soggetto poteva appartenere al gruppo delle adduzioni, dove si diceva: hai mai scritto in modo bustrofedico? Hai queste dislessie nella scrittura? E noi ci eravamo resi conto che l'addotto scriveva così. È una caratteristica incredibile questa. Dopo Incredibile. abbiamo capito perché. Perché c'è un motivo fondamentale. Anzi, ce n'è più di uno. Diciamo, ci sono due motivi fondamentali. Intanto abbiamo scoperto che tutti gli addotti, tutti, dal primo all'ultimo, solo pochissimi non se ne accorgono, dal primo all'ultimo sono tutti ambidestri, tutti. E questa è una cosa che non è mai uscita fuori, ma quando io dico: scusi, lei ha qualche particolarità, scrive anche con la sinistra? Dice: no, no, con la sinistra no, però dipingo. Però calcio col pallone con la sinistra. Cioè, in realtà, quello che succede è che quando porti queste persone, come è successo in realtà, che ne so, al tirassegno, e gli metti una pistola in mano, non avendo mai sparato, sparano 10 colpi con la sinistra e fanno 10 centri a 30 metri di distanza. Che strano! E lì noi non capivamo perché. Nell'analisi dei risultati dell'ipnosi, dei racconti dell'ipnosi, scoprivamo che questi soggetti, una volta che venivano prelevati, venivano copiati nel vero senso della parola, cioè veniva fatto un clone. E questo clone era l'immagine speculare del soggetto di partenza. Questo clone veniva vivificato, si può dire così, perché la parte animica, che è una parte precisa e coscienziale dell'addotto, veniva staccata dall'addotto e con un'opportuna apparecchiatura introdotta nel clone. Il clone diventava vivo e a questo clone vivo, non spento, diciamo così, come macchina, vivo, gli venivano fatte fare delle operazioni non convenzionali militari, e dove il soggetto sparava con la sinistra. Quando l'operazione non convenzionale militare era finita, la parte animica si staccava dal clone, che veniva riposto in magazzino, faccio per dire, nel posto dove c'erano tutti i cloni, e la parte animica veniva reintrodotta all'interno dell'essere umano, il quale a quel punto assimilava tutta la memoria inconscia di quello che aveva fatto e quindi era in grado, in qualche modo, di comportarsi in parte, almeno come l'immagine speculare di se stesso. E poi, per quanto possa essere incredibile questa cosa, nelle ipnosi veniva fuori. Non, siccome ne abbiamo analizzati tanti, veniva fuori in tante persone. Chiaramente, dal punto di vista grafologico, questa cosa era evidentissima, evidentissima. E poi c'è un altro problema, perché la memoria aliena attiva si pone solitamente nel lobo, nell'emisfero sinistro del cervello, l'emisfero che è l'emisfero acculturato, l'emisfero che conosce le parole, ne conosce il significato, perché l'emisfero destro vede le parole come oggetti, quindi come disegni.
dove sta per esempio la lingua straniera. La lingua straniera viene vista come una serie di parole che sono dei simboli, non viene interpretata dal nostro cervello come la lingua madre. Per esempio, una mia collega che ha avuto un problema al lobo, all'emisfero sinistro, quando si è svegliata dal coma, parlava inglese e non sapeva più parlare l'italiano, perché l'inglese era rimasta salva come lingua perché stava dall'altra parte. Ecco, in questo contesto, l'alieno che si senza corpo, ma che ha una mente, uno spirito, cioè una coscienza precisa, ma che il corpo non ce l'ha e che usa il nostro, come parassiti sono questi, si piazza nell'emisfero sinistro e quindi governa la parte sinistra del meccanismo di lettura. Fin qui nessun problema. Il problema è che l'alieno sovente scrive come gli arabi, da destra verso sinistra. E questo produce una confusione incredibile nella direzione dell'atto scrittorio dell'addotto, il quale ogni tanto tende a scrivere in senso bustroferico, cioè a tornare indietro. È evidente che tutte queste costellazioni ci facevano capire il grande disagio che questi soggetti avevano, ma questi segni sono classici di una situazione di adduzione, non di una situazione di schizofrenia, di sì, malattia mentale. Capisco perché, no, ma capisco, in effetti, se uno guarda da un punto di vista appunto semplicemente grafologico una scrittura così di una persona, ne abbiamo qualcuna anche vista insieme, effettivamente ti viene da subito dire: ma qui c'è un trauma, no? Qui c'è un trauma, nel senso, io non sono una psicologa, sono una grafologa, quindi non posso dire, però ovvio che riconosco le scritture quando in qualche modo si dice, perché magari hanno delle forme regressive, hanno delle forme a volte anche infantili, cioè vuol dire che in qualche modo c'è stato un trauma, qualcosa che ha fissato lì, un imprinting, qualcosa che ha fissato e che la persona in qualche modo non ha elaborato poi alla fine, ecco, se l'è portata nel tempo. Ma volevo fare una domanda, professore, cioè visto che ci siamo, il metodo che lei ha utilizzato, l'ipnosi regressiva, è il metodo ericksoniano, no? Ericksoniano. Sì. Ecco, lei sì, ha detto anche spesso nelle interviste, ha detto è un metodo che se applicato con rigore, con oggettività, praticamente la persona non può inventarsi qualcosa. Ecco, io mi chiedo, ma questa ovviamente è una domanda cioè, è ovvia, nel senso, siccome sappiamo che siamo immersi, cioè l'inconscio collettivo, esiste l'inconscio collettivo, esiste tutto, io mi sono sempre detto, chiesta. In fondo uno vede ciò in cui crede, no? Nel senso, sì, uno vede la Madonna, sì, sì, uno certo, vede Maometto, uno certo, vede il Buddha, cioè solitamente parliamo qua di un qualcosa che, ecco, perché secondo lei appunto invece il soggetto addotto e sottoposto a ipnosi regressiva con questo metodo, cioè non c'è il benché minimo dubbio? Non c'è il benché minimo dubbio, certo, c'è un motivo fondamentale. Ricordo che Jung scrisse un libro sugli UFO, non lo sa quasi nessuno, Ein Modern Mythen, un mito moderno, lo scrisse in tedesco ovviamente, credo che lo pubblicò in Italia Sonzogno, Ein Modern Mythen, cioè un mito moderno, dove lui stesso diceva la gente vede nelle macchine volanti delle forme archetipiche, sì, archetipali che in qualche modo sono all'interno, come dire, del nostro DNA. Ne dava anche se non ricordo male, una piega, una svolta un po' di natura sessuale a queste cose, cioè le astronavi madri, gli oggetti volanti a forma tonda, come se dovessero in qualche modo richiamare la sessualità del maschio e della femmina. In realtà posso dire che non è così, ma c'è un motivo banalissimo: ognuno crea il mostro a sua immagine e somiglianza, cioè lo crea sulla base del mito e della cultura che lui ha dentro di sé. Quindi il mostro costruito da un italiano non è un mostro costruito da un guatemalteco. Invece gli esseri che venivano descritti, sì, nelle ipnosi regressive in ambiente adduttivo, in ambiente di ipnosi profonda, erano tutti uguali.
c'erano 5, 6, 7, 8, 10 tipi, che erano i mostri, il bestiario, che erano propri di tutte le culture, un cinese come un italiano, come un inglese, come un marocchino, tutti vedevano l'omino piccolo, alto 1,10 m, con tre dita, il pollice opponibile, quindi quattro dita in tutto, che aveva questo cattivo odore quando entrava nella stanza, con gli occhi grandi, senza palpebre, con caratteristiche uguali. Invece, il dragone ce l'abbiamo in Cina, ma in Italia no, non esiste, perché la cultura è chiaro che fa creare le cose che non esistono, ma questo tipo di creazione prende come materiale per creare la creazione, la prende da quello che noi abbiamo dentro di noi, e cioè la vita e la cultura del popolo, del paese. Potrei fare diversi esempi. C'era poi un altro aspetto fondamentale che ci faceva capire chiaramente che il soggetto non mentiva, ed era un aspetto proprio della programmazione neurolinguistica. Quando si interrogano queste persone e loro mi dicono «io ho fatto un sogno», interrogavo, e loro mi dicevano «io ho fatto un sogno, mi si è aperto il muro della camera, è diventato tutto bianco ed è entrato un essere strano, fatto come un grande coccodrillo in piedi che si appoggiava sulla coda e respirava con questo respiro profondo. E tu che cosa hai fatto?» «Io l'ho guardato e poi, ma non ero, non dormivo, io l'ho guardato e poi mi sono girato dall'altra parte e ho continuato a dormire». C'è qualcosa che non va in questo racconto, perché è un sogno. E allora, se è un sogno, la cosa può essere plausibile, ma se te mi dici che ero sveglio, non è che ti entra un coccodrillo in camera e te poi ti giri dall'altra parte e dormi. C'è qualcosa che non funziona. Nel fare questo racconto, i bulbi oculari erano proiettati verso l'altro e andavano a vedere, ricordando la scena, o verso destra o verso sinistra, seguendo quelle che sono le regole del processo VAK, visivo, auditivo, cenestesico. Cioè, sono stati studiati i movimenti degli occhi e si capisce dal movimento degli occhi se uno sta vedendo qualcosa che è realmente ha visto, oppure si sta immaginando qualcosa che non esiste. Ovviamente, se uno è mancino, il sistema VAK deve essere girato. Tutto era geometria, ancora una volta. E una delle cose che si vedeva era proprio questo aspetto di confusione, a volte, all'interno del soggetto addotto, il quale presentava alcuni fenomeni proprio di mancinismo anche nel movimento degli occhi. Molti mancini io ho conosciuto addotti, e quindi ho potuto fare le giuste, diciamo, proporzioni. È evidente che c'era una problematica di confusione nella testa, come per esempio gli allunghi, le aste superiori, che si vanno quando vanno in basso nel rigo, a sovrapporre agli allunghi superiori della riga di sotto, sì, creando un macello. Cioè, noi sappiamo che in alto, perché il solito modello è in alto c'è il bello, in basso c'è il brutto, in alto c'è l'idea, in basso c'è l'azione, potrebbe dire il grafologo. Quindi una persona che pensa e rapidamente agisce, ecco che ha questi movimenti sopra sotto molto rapidi. Invece qui avevamo che la parte del pensiero della riga di sopra si confondeva con l'azione della riga ancora di sopra. È una scrittura che viene chiamata intricata, confusione tra i righi, nel senso quando ci sono dei prolungamenti, tipo, non so, una G che fa un prolungamento giù e si va a intrecciare, a sovrapporre a un allungo magari della L, cioè quindi si crea tra un rigo e l'altro, si crea un intricamento. Questo è proprio tipico di una confusione, proprio anche nel significato psicografologico, è confusione e anche dispersione energetica. Cioè, nel senso che c'è un qualcosa che ovviamente, perché di solito la scrittura dovrebbe essere armonica, cioè non si dovrebbero creare degli eccessi, no? Perché più c'è armonia tra le zone, ecco, meglio è. Invece in questo caso si creano proprio degli intricamenti.
Mi ricordo infatti che, se non mi ricordo male, perché ormai è tanto tempo che analizzai quella scrittura, in un paio di punti Majorana aveva questo tipo di problematica. Non era ricorrente, però in un paio di punti... Nella scrittura, non so, quella dopo la scomparsa. Sì, sì, dopo la scomparsa. dopo la scomparsa. Perché in effetti è un caso molto particolare, molto aperto, discusso, anch'io le ho guardate, le ho esaminate, le scritture dopo la scomparsa. Insomma, c'è ovviamente una diversità rispetto alla scrittura di prima, del 1938, cioè molto staccata, cosa che invece lui prima prediligeva il legame appunto, tra lettera. Dopo il 1938, dopo la scomparsa, improvvisamente saltano fuori degli scritti che effettivamente lasciano alcune particolarità, sono quasi, dici, è lui, ecco, su certe particolarità. Ma quello che più colpisce come grafologa è proprio che c'è molto staccata rispetto a prima. È certo. Rispetto a prima. È certo. È certo. Cosa che c'è un qualcosa che il ritmo si è in qualche modo, cioè, rallentato. Ecco, rispetto a una scritta. E poi è un po' aumentato il calibro. Ci sono delle diversità. Ecco, c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa che è molto simile, molto coincide. E comunque rimane un po' un mistero. E... Per ora abbiamo ancora questa cosa da chiarire, sì, si chiarirà nel tempo. Andiamo avanti nel mistero. Sì. Però, professore, le volevo chiedere appunto, quando, ecco, per tornare alla domanda precedente, quando si è proprio dedicato ai reprimenti alieni, eccetera, appunto io mi sono sempre chiesta, ma nell'ambito accademico gliel'ho fatta, cioè ha avuto problematiche? Ah, o... sì. Ha avuto un po' di problemi? Sì, ho avuto dei problemi. In realtà dovrei dire no. Sì e no. Ma hanno creato dei problemi, ma io non me ne sono fatto un problema, ecco, diciamo così, più di una volta, molte volte, hanno, il mio direttore del dipartimento una volta mi ha chiamato, mi ha detto, per fare un esempio, ma questo succedeva tante volte, l'abbiamo vista l'altro giorno in televisione che lei parlava, ero su Rai 1, quando la televisione era un qualcosa di vedibile, allora si poteva anche andare su Rai 1 a fare dei discorsi seri, ora non ci si può più andare. No. L'abbiamo visto su Rai 1 che parlava lei qui di UFO, di alieni, noi vogliamo, qualcuno mi ha detto che lei era in televisione, noi non vogliamo che lei ci vada. E io dico, come mai? Perché? Perché a qualcuno non piace, qualcuno del gruppo dei docenti, eccetera, eccetera. Ma chi è questo qualcuno? Non glielo posso dire. E allora pazienza, perché mi vedrete parecchio in televisione quasi tutti i giorni, anzi lo farò apposta, ci andrò di più. Ecco, io gli rispondevo così e finiva lì, perché non c'era niente da fare. Perché io purtroppo sono un crostino, come si dice da queste parti, cioè... Quando uno mi dice non fare una cosa, è quello il momento in cui la faccio. E purtroppo è anche una mia difficoltà di uniformarmi, non ce la faccio proprio. E quindi sicuramente la mia ipotesi di carriera è stata probabilmente anche un po' frustrata da tutta questa serie di eventi. Io ho dedicato la mia vita allo studio dei fenomeni di adduzione in realtà, e questo veniva visto molto male dai miei colleghi, perché io sapevo la chimica e loro avevano vinto invece dei concorsi truccati e non sapevano niente, veniva vista male dagli ufologi, perché io ero quello che voleva far diventare un UFO, oggetto volante non identificato, identificabile. E quindi dice, ma e dopo che l'abbiamo identificato noi torniamo a casa perché non abbiamo più lavoro. Quindi l'UFO deve rimanere non identificabile. Questo me lo dicevano nel Centro Ufologico Nazionale e questa fu anche una delle ragioni per cui io me ne andai. Perché io volevo identificare le cose. Certo. Quindi non ci sono mai riusciti, insomma, e io alla fine mi sono anche reso conto che a me di fare tutta questa carriera che facevano i miei colleghi, oggi abbiamo un direttore del dipartimento a chimica che ha vinto un paio di concorsi come professore di chimica organica, ma credo che non sia mai entrato in un laboratorio di chimica organica neanche una volta in vita sua. Sì, una volta, ma una volta è riuscito a far saltare un pallone di pieno d'acqua. È riuscito a fare incendiare l'acqua, me lo ricordo, ci sono i testimoni, ci sono i miei laureandi di allora,
E quando io vidi che lui aveva montato questa cosa in questo modo, che non si fa così, perché quella roba scoppia se te la monti in quel modo, io dissi alla mia laureanda, si chiamava Serena, di nome ma non di fatto, andiamo a prendere un caffè, perché fra un po' scoppia quella cosa. E dice, ma come? Allora diciamoglielo, no, deve capire l'errore che ha fatto. Infatti si andò a prendere il caffè e quando si è tornati, sotto K c'era il Giubileo Universale. Infatti, è successo. Sì. Comunque, vabbè, e tanto posti, cioè uomini al posto giusto, difficile, è raro trovarli in tutti i casi. Avere il coraggio delle proprie idee, uno può non essere d'accordo, sì, per carità, certo. Però ci sono dei limiti, ecco, insomma, le persone devono avere anche un minimo di competenza. Dove te non hai competenza, io andavo a prendere gli esperti e mi confrontavo con loro e mi hanno arricchito in qualche modo di tante cose che io non sapevo e che ora so anche, e gliene sono grato, insomma, in qualche modo.